La gara 2 dell'Euro Formula Open da Hockenheim vede la battaglia fra giapponesi al via, con Sato che dalla pole riesce a mantenere Tsunoda dalle sue spalle, ma Hansen e Lawson incalzano col team Motopark, che la fa da padrone nel round tedesco del campionato promosso per monoposto da GT Sport. Riesce Sato a contenere gli attacchi alle sue spalle, mentre c'è l'aggancio multiplo che mette fuori dai giochi Daz Festante. E qui invece il pilota svedese di casa da volare, Linus Lundqvist, che rompe l'ala anteriore. Riesce però Tsunoda ad avere la meglio su Sato nelle prime battute. Anche Lawson si porta all'inseguimento del pilota giapponese che aveva vinto gara 1. Ristabiliti dunque gli equilibri con gli Alfieri Red Bull davanti agli altri due piloti in casa Motopark. Parte anche a metà gara la rimonta di Jack Doohan dalla nona posizione sino alla settima sotto la bandiera a scacchi. Tsunoda che vola solitario al comando, con Sato che però comincia a ridurre il gap nei confronti di Lawson, fino a quando il pilota neozelandese a 4 tornate dalla fine non commette un errore che lo porta, come ieri, in testa coda in gara 1. All'epoca perse nuovamente il secondo posto. Consacrata dunque la doppietta dei piloti giapponesi di Motopark, con Tsunoda davanti a Sato e Julian Hansen a concludere sul podio nella sua gara di casa. 3 Motopark davanti a tutti.